Buon pomeriggio a tutti. Oggi parleremo di biodiversità vegetale e di come la genetica possa dare un contributo alla sua caratterizzazione, valorizzazione e classificazione. Io sono il professor Francesco Sunseri del Dipartimento di Agraria, responsabile del laboratorio di genetica, dove ci occupiamo da tanti anni di biodiversità vegetale, della sua utilizzazione e di miglioramento genetico delle piante. La biodiversità, come definizione, nel tempo ha avuto, varie interpretazioni in funzione anche dell'avanzamento delle conoscenze e soprattutto all'aumento della necessità e della richiesta da parte del consumatore di materiali genetici particolarmente graditi, soprattutto per le antiche conoscenze sul territorio di questi materiali che sono a rischio, frequentemente a rischio di estinzione. Adesso cercheremo di passare in rassegna quali sono le definizioni di biodiversità e cercheremo di capire quali sono stati e quali possono essere le potenzialità della genetica in questo settore. Diciamo quindi che oggi ci occupiamo di caratterizzazione, conservazione e valorizzazione della biodiversità vegetale. Le definizioni, come vi dicevo, sono state tante nel tempo, da variabilità di ogni tipo tra organismi, di ogni tipo tra organismi viventi nel 1994, fino all'ultima definizione coniata nel 2010, molto articolata, dove chiaramente la variabilità è molto più ampia, cioè si includono l'interalia, cioè ecosistemi, tutto incluso. Da tutta questa definizione e questo, impegno sulla valorizzazione e sul recupero della biodiversità, possiamo affermare oggi che siano state classificate circa 1.600.000 specie di esseri viventi sulla Terra e si stima che ve ne siano ancora più di 5 milioni da scoprire. Quando parliamo di biodiversità, parliamo di biodiversità globale e quindi naturalmente a livello del nostro globo possiamo ovviamente individuare quali sono le zone più ricche di biodiversità, dove chiaramente le colorazioni più scure ci danno riferimento di quanto il Medio Oriente, di quanto l'Africa, soprattutto centrale e meridionale, America del Sud e America centrale, abbiano, le proprie banche importanti di biodiversità di tutti i tipi, non solamente vegetale. Quindi naturalmente noi prevalentemente per fini istituzionali e per il dipartimento dove operiamo ci occupiamo di agrobiodiversità. Agrobiodiversità che secondo la FAO, definizione del 1999, comprende varietà e variabilità di animali, piante, microrganismi che sono importanti per il cibo e l'agricoltura. Chiaramente questa definizione è una definizione che comporta varie alternative e varie raffinamenti, perché naturalmente tutti gli anni che scopriamo nuova biodiversità e soprattutto interazioni fra gli agroecosistemi, naturalmente le definizioni si modificano leggermente. In generale, quando parliamo di agrobiodiversità, parliamo di diversità di agroecosistemi, ma parliamo anche di diversità di culture, di specie, di varietà, si parla anche di varietà occulti o antiche, dette anche land races, si parla di animali allevati, ma anche di animali selvatici, si parla di specie selvatiche in generale, si parla naturalmente quindi di variabilità genetica e di microrganismi del suolo, agenti naturali di controllo dei patogeni, delle piante. Insomma, l'agrobiodiversità è un enorme complesso, interagente, tra i vari, agrosistemi. Quando parliamo naturalmente di miglioramento genetico, e soprattutto quando parliamo di
competitività dell'agricoltura, viene immediatamente in mente, anche se è un'attività, diciamo, degli ultimi 20-30 anni, perché fino a 20-30 anni fa non si aveva la percezione di questa grave perdita, che è appunto la perdita di biodiversità, nel senso che naturalmente voi capite che in questo momento a livello agricolo è preferibile ed è preferita la coltivazione intensiva di varietà omogenee e qui che sostituiscono naturalmente le vecchie varietà. E quindi il concetto di biodiversità e di perdita di biodiversità è ben rappresentato in questa diapositiva, dove naturalmente potete immaginare quanto sia diverso il progenitore del moderno mais, che è il teosinte, che non ha apparentemente nulla a che vedere con l'ibrido moderno che vedete a destra nella diapositiva, passando appunto per le popolazioni o l'endresis che trovate al centro dell'immagine. Passando quindi da specie selvatica a specie domesticate, questa biodiversità decresce. Da un punto di vista genetico, naturalmente, decrescono anche gli alleli, nel senso che la perdita di biodiversità non è semplicemente una perdita di variabilità e quindi di cultivar differenti, ma proprio di disponibilità di alcuni alleli che nei momenti del bisogno, cioè a dire di un nuovo intervento di una pandemia, come in questo periodo a livello vegetale, oppure un cambiamento climatico dove c'è necessità di interventi e di supporto da parte di alcuni geni, noi frequentemente li avremmo potuti perdere. In questa diapositiva naturalmente vedete quanto sia diverso il contenuto in alleli una specie selvatica di quanto potrebbe essere assolutamente omogeneo o scarsamente diverso una moderna varietà. Naturalmente, quando si parla di perdita di biodiversità, ovviamente si fa riferimento a quello che è stato, diciamo, qualche intervento consistente da parte dell'uomo e da parte del miglioratore genetico, cioè all'avanzamento delle attività di miglioramento genetico, di breeding. Naturalmente noi perdiamo quella base genetica che, come vedete, è molto ampia, dei progenitori selvatici e delle relative che siano ancora selvatiche ma completamente distinte dalle specie coltivate, fino alle Landrace, fino alle linee d'élite, che sono chiaramente le nostre nuove cultivar. Quindi ci si è chiesto una ventina d'anni fa come andare a reperire nuovamente per poi rivalorizzare le vecchie risorse genetiche, e quindi da questo punto di vista si pensa all'utilizzazione tradizionale di queste risorse genetiche, come potrebbe essere la produzione di prodotti tipici, la stabilità e la produttività degli agroecosistemi, dove naturalmente alcune varietà antiche, quindi alcune Landrace, erano adattate. Il concetto di Landrace, tradotto in italiano, è ecotipo, quindi è il tipo biologico che si adatta a una determinata nicchia ecologica. Ecco il termine Landrace quanto importante. D'altra parte, naturalmente, possiamo anche pensare al concetto di diversificazione della produzione, nel senso che grazie alla diversità genetica possiamo diversificare le produzioni non rimanendo semplicemente ancorato a poche ma produttive varietà, ma è anche fonte di geni utili, perché naturalmente, senza volere per forza rimanere alle antiche varietà, sicuramente sono fonte di geni utili, di quegli alleli che abbiamo visto che nel tempo si possono perdere. Oltre a questo, naturalmente, dal punto di vista degli studi di base, le risorse genetiche sono anche uno strumento importante per comprendere l'antica struttura e il funzionamento del genoma dai progenitori alle cultivar attuali. Naturalmente, per fare ciò ci sono tecniche prevalentemente convenzionali, dove naturalmente la ricerca di geni la possiamo fare all'interno di questo enorme bacino che chiamiamo germoplasma, che è la
la biodiversità vegetale più nobile del termine, che naturalmente è stata diciamo, prevalentemente abbandonata fino a 20 anni fa e che 20-30 anni fa e che lentamente, soprattutto l'impegno delle università, degli enti di ricerca pubblica e naturalmente degli enti territoriali hanno riscoperto l'importanza della biodiversità dei territori. Naturalmente, la ricerca di geni comporta anche il trasferimento di questi geni, che può essere fatto col metodo semplice dell'incrocio. Naturalmente, quando parliamo di biodiversità, si parla anche di sua classificazione, sua distinzione. Voi sapete che in molte specie coltivate c'è tanta confusione tra genotipi, nomenclatura e quello che potrebbe essere realmente. Quindi si parla di sinonimia, si parla di omonimia, che sono due termini molto frequenti, nel senso che due genotipi sinonimi sono quando due cultivar vengono chiamate con nomenclature differenti, ma in realtà hanno la stessa struttura genetica. D'altra parte, si parla di omonimia quando due genotipi vengono presentati con nome identico, ma poi andiamo a vedere completa diversità genetica. Naturalmente la caratterizzazione genetica con marcatori morfologici, quindi tutto quello che può essere visibile all'occhio del breeder, del genetista, è sempre molto influenzato dall'ambiente, perché naturalmente quello che noi vediamo a livello fenotipico, quello di osservazione, è chiaramente la sommatoria fra genotipo più ambiente. Quindi, con l'evolversi ovviamente delle tecnologie, noi ci siamo molto impegnati a sfruttare delle tecnologie molecolari per poter caratterizzare la stessa biodiversità non solo con marcatori morfologici, ma anche con marcatori molecolari. E nascono naturalmente tutta una serie di classi di marcatori molecolari, sulle quali ovviamente non vi tedio, vi sottolineo semplicemente i due rettangoli in rosso più evidenziati, che sono appunto i cosiddetti microsatelliti o SSR e i cosiddetti polimorfismi di singolo nucleotide, oppure gli SNP, che vedete rappresentati in questi riquadri rossi, che sono attualmente i marcatori molecolari più utilizzati per aiutare la caratterizzazione morfologica con la caratterizzazione genetica che, vi ripeto, ha il vantaggio di non essere influenzato dall'ambiente. Ed ecco che nascono tantissime possibilità dal punto di vista della caratterizzazione e della distinzione. Quindi, in questo caso vi faccio vedere come alla caratterizzazione con marcatori morfologici di una collezione di pomodoro da serbo proveniente dalla Sicilia abbiamo aggiunto dei marcatori molecolari che ci hanno consentito di fare una cosiddetta distinzione o clusterizzazione che, come vedete, è rappresentata in questa diapositiva come diversità più o meno ampia fra due genotipi rappresentati in questo elenco in funzione di quanto siano distanti quelle sbarrettine che vedete a fianco della nomenclatura. Per cui, giusto per farvi un esempio, è evidente che per me POP 3, la popolazione numero 3 e la popolazione numero 32 sono assolutamente identiche, mentre invece si distinguono già la popolazione 18 e la popolazione 26 un po' di più, fino a quando, per esempio, se raggiungiamo la diversità genetica, eccetera, la popolazione 15 e la popolazione 29, troviamo questa sbarra molto distante rispetto al punto di origine. Questo è un termine di classificazione che appunto in genetica si chiama clusterizzazione e che ci dà l'idea di quanto può essere diversa le nostre collezioni. Naturalmente non ci siamo occupati solamente di biodiversità siciliana, ci siamo occupati prevalentemente di biodiversità calabrese e questa è una rappresentazione di quella che può essere la caratterizzazione effettuata con marcatori morfologici del seme di un'ampia collezione che insieme all'ARSAC abbiamo valutato negli anni.
La specificità genetica di questi ecotipi calabresi è garantita da quello che potete vedere in questa slide successiva, dove naturalmente vedete come, esattamente come avete visto prima per il pomodoro, c'è un'enorme diversità genetica, corroborata anche da uno studio di struttura genetica di popolazione che vedete rappresentata da questi diversi colori, dove ciascuna di quelle striscioline con diversa colorazione che può essere anche mescolata rappresenta un unico individuo. Naturalmente la genetica può supportare la classificazione e la valorizzazione di un prodotto vegetale anche in altro modo. Questo per esempio è un esempio di come si possa fare tracciabilità. Questa è una chiave identificativa di oli meridionali, dove vedete come partendo da pochi marcatori molecolari siamo in grado di distinguere ben chiaramente una cultivar del Belice, quindi siciliana, da altre cultivar, ce n'è qualcuna nazionale come il Leccino, qualcun'altra regionale come per esempio la Toscanina, piuttosto che la Cima di Melfi, piuttosto che la Coratina. Questo per farvi capire quanto sia importante nella tracciabilità dell'olio come del vino, di avere, diciamo, profili genetici identificativi che consentano di prevenire anche, diciamo, frodi alimentari. Ritornando ai concetti, la stessa caratterizzazione ci consente di individuare anche variabilità genetica intracultivar. In questo caso qui, sempre in quella collezione, abbiamo individuato come all'interno dei Nero d'Avola che abbiamo raccolto c'è qualche piccola variazione, mentre invece, per esempio, troviamo più ampie variazioni in alcune cultivar, come per esempio il Nerello Cappuccio, come per esempio il Grecanico, come per esempio il cosiddetto frappato di cui abbiamo già parlato. Naturalmente queste analisi sui vitigni autoctoni le abbiamo fatte anche in Calabria. Questo che vedete è una caratterizzazione con marcatori morfologici. Ciascuna di queste lane che vedete rappresentate qui in verticale sono dei caratteri diciamo morfologici dei vitigni che chiaramente con questa rappresentazione a heatmap potete vedere naturalmente come si possono fare dei cluster che vedete appunto rappresentato qui sulla sinistra a partire da base morfologica, dove naturalmente voi qui vedete rappresentate tutte le cultivar che conoscete degli areali calabresi. D'altra parte, ovviamente, la stessa cosa l'abbiamo fatta e l'abbiamo fatta con marcatori SNP, dove naturalmente vedete come alcune specifiche cultivar, come per esempio può essere il Greco Nero piuttosto che i Nerelli o il Castiglione, vengono rappresentati abbastanza univocamente, anche se con piccolissime diversità genetiche, all'interno di ciascuna colorazione delle cultivar differenti. Quindi, per cercare un pochettino di chiudere quali sono le potenzialità dell'utilizzazione dopo aver fatta questa grande opera di caratterizzazione e di classificazione per evitare anche di conservare troppa roba che magari non serve perché è appunto sinonima, e quindi rispetto alla slide che abbiamo presentato quando la diversità genetica si riduceva, qui osserviamo come l'utilizzazione di geni importanti per la sostenibilità possano consentirci di riaprire la base genetica della diversità nelle nuove cultivar di nuova costituzione. Questo naturalmente è un compito del miglioramento genetico che sfrutta oggi più che mai le potenzialità delle antiche cultivar e della biodiversità. Cos'altro si può fare per chiudere, diciamo, questa breve carrellata? Naturalmente, prodotti tipici.
E quindi naturalmente vi voglio richiamare, vi voglio ricordare quanto sia importante l'acronimo DOP, per un territorio come quello calabrese, dove ovviamente le potenzialità sono enormi, dove chiaramente, anche se ancora, dei passi importanti verso la classificazione del genotipo, come vedete qui sottolineato in eretto, non è particolarmente presente in molti disciplinari di produzione di questi prodotti alimentari che si possono dotare dell'acronimo DOP, è sempre più importante comunque all'interno del disciplinare individuare una patente genetica dei materiali che stiamo vendendo e che stiamo trattando con un marchio che viene attribuito dall'Unione Europea grazie soprattutto alla individuazione di caratteristiche tipiche genetiche del nostro materiale territoriale. Chiudo naturalmente ringraziandovi per la vostra attenzione e ricordandovi quali sono anche le potenzialità, perché noi quando scriviamo nel nostro hashtag agrario unirc, noi amiamo la nostra terra, ricordiamoci quante cose del nostro territorio possono essere valorizzate, dalla famosa cipolla rossa di Tropea, all'olio calabrese, al peperone di Roggiano, ma non solo di Roggiano, ai vini del territorio calabrese che in questi ultimi anni hanno avuto un grandissimo rilancio per diciamo, per la peculiarità e per per il rilancio della piattaforma amperografica del territorio calabrese, dove i vitigni autoctoni sono stati frequentemente reimpiantati e rivalorizzati. Io concludo ringraziandovi per l'attenzione. Spero che questo excursus sulle potenzialità della genetica e della biodiversità, soprattutto in un territorio come quello calabrese, vi abbiano dato un quadro chiaro o più chiaro di quello che è la biodiversità, le potenzialità e le risorse genetiche presenti su questi territori possano dare un nuovo impulso all'imprenditoria agricola della regione Calabria. Grazie a tutti per l'attenzione.